La depressione non è un lusso, è una malattia a tutti gli effetti, invalidante con delle conseguenze e in quanto tale va curata, ma soprattutto va rispettata. Sono Fuani Marino, ho quasi 40 anni e ho scritto un libro in cui racconto la mia vita e un'esperienza molto difficile, che ho attraversato circa 8 anni fa. Il libro, si apre con una caduta, che è una caduta fisica, ma anche metaforica, perché segna uno spartiacque sia nel testo che nella mia vita. Io avevo partorito da soli 4 mesi la mia prima e unica figlia e ero affetta, diciamo, da una forma importante di depressione postpartum. Avevo, diciamo, uno stato d'animo veramente al limite della sopportazione, o meglio, oltre il limite della sopportazione, per cui non sentivo, diciamo, di poter essere madre, adempiere, diciamo, ai compiti anche più semplici della maternità. Non sentivo un legame con la bambina. La mia famiglia riteneva, insomma, di poter gestire la cosa a casa o comunque che magari mi sarebbe passata questo stato di malessere, che invece si è protratto e acuito fino a farmi buttare dal quarto piano in un pomeriggio d'estate. Questa caduta di 12 metri che però non mi ha uccisa, per cui dopo è seguito un percorso molto lungo di riabilitazione, di ripresa sia fisica che psicologica e grazie anche a un percorso di terapia io ho poi capito che effettivamente non avevo colpa di quello che avevo fatto, di quello che mi era successo e quindi ecco, ho sentito appunto che era stato anche causa proprio di una impreparazione e questo è molto, molto grave, molto rischioso perché invece si tratta di un problema comune a moltissime donne e quindi insomma il mio libro è un tentativo di mettere all'attenzione questo tipo di problematica. In Italia prevale una retorica della maternità, ma soprattutto un racconto edulcorato della maternità. Nessuno, dall'ostetrica al ginecologo, al neonatologo, chiede alla donna come stai, perché di fatto si dà per scontato che sia qualcosa di assolutamente naturale e che tutte siano provviste del cosiddetto istinto materno, che invece non tutte le donne lo sentono subito, non tutte lo sentono nello stesso modo e sono capaci poi di affrontare anche il cambiamento appunto di identità che vivono diventando madri. Da persona comunque che ha sofferto di un disagio psichico importante e che convive con un disturbo dell'umore come il disturbo bipolare, mi è capitato che anche dopo la pubblicazione del mio libro, e quindi insomma dopo che la mia storia era pubblica e insomma l'avevo raccontata senza remore, persone anche vicine mi chiedessero: ma io ti vedo bene, perché tu continui a prendere dei farmaci? Io continuo a prendere dei farmaci per stare bene, è il mio modo di provare a stare bene. Purtroppo prevale una sorta di diffidenza nei confronti della psicofarmacologia, che continuano a vedere lo psicofarmaco come una sorta di droga. Non si comprende che invece è semplicemente un ausilio che in alcune circostanze è fondamentale. Quando ho cominciato a scrivere, a raccontare la mia storia, molte persone più o meno vicine, addette al settore, amici, mi dicevano: ma non è meglio che tu usi uno pseudonimo, non è meglio comunque falsare il racconto in modo che non sia riconoscibile la tua persona, la tua famiglia. E io a un certo punto, cioè, ho proprio pensato: ma io perché devo
devo usare uno pseudonimo, quando invece questa cosa comunque mi è successa e ho dovuto fare fronte a questo vissuto e per quanto scomodo fa parte della mia persona e quindi non l'ho voluto rinnegare, non ho voluto usare degli artifici in questo senso e spero appunto che sia una testimonianza utile a qualcuno. Esiste quindi ancora un retaggio appunto culturale che vede chi ha un vissuto di disagio psichico magari come matto, mentre invece bisognerebbe appunto imparare a parlare di queste cose, a ammettere di avere un vissuto di questo tipo con naturalezza per quanto è possibile. E solo facendolo, solo cominciando a fare questo, è possibile appunto che poi si vada avanti anche da un punto di vista, dei pregiudizi che accompagnano il disagio psichico.